Buonasera a tutti, buonasera e grazie. Un saluto ai miei colleghi fantastici, per me è stato proprio un onore lavorare insieme a voi, a Vilma qui, a Carlo Sibilia, a Salvatore Micillo, Massimo De Rosa che si è candidato in Lombardia, ad Alberto Zolesi, si è occupato tanto della tematica appunto dell'amianto, Luigi Gallo, Stefano Vignaroli, Federica Daga, La Nugnes, è arrivato pure Roberto Figo che per me è un fratello. Mi raccomando, bocca al lupo, spero possa rientrare in Parlamento, comportatevi bene, perché io poi torno. Sicuramente. Come? Scoop. Sì, ci sono, lo dico ai giornalisti presenti in sala e vi ringrazio per essere presenti, noi non è che ce l'abbiamo con voi, questa è un'altra balla, noi ce l'abbiamo con gli editori impuri, con Caltagirone sì ce l'abbiamo, quindi col proprietario del Mattino ce l'abbiamo. Vi dico che siamo oltre 600 in sala e oltre 200 persone non sono riuscite ad entrare. E non c'è, forse c'è qualcuno della Digos che ringrazio, però anche questo, c'è qualcuno che è la prima volta che partecipa a un evento del movimento del genere? No. Sulle mani? Non male, vi state convertendo? Grazie, non è mai troppo tardi, grazie signora, lei ci stava là con la Boschi e Ercolano l'altra volta? Meno male. No, però questa è la differenza. Guardate, poliziotti e carabinieri non ci stanno, se ci stanno stanno in fondo così possono applaudire senza farsi vedere. E se è così, qua quando è venuta la Boschia, non lo so, hanno sigillato i tombini. Lo sapete, questa è una differenza. Perché quando fai il tuo dovere cammini a testa alta. E io oggi, come i miei colleghi, mi posso permettere di dire: non vi chiediamo un favore a votare il Movimento 5 Stelle. Io non ve lo sto chiedendo neanche a partecipare, vi prego venite, che ci avete un dovere. È il vostro dovere partecipare. Farsi il mazzo è un proprio dovere, come ce lo stiamo facendo noi, come me lo faccio io da non candidato, e non me ne frega niente di non essere candidato, perché per me non cambia nulla. Io mi sentirei tutelato con il Movimento 5 Stelle al governo e con un programma ambientale come quello che abbiamo presentato, trasformato in legge dello Stato, perché proponiamo le bonifiche, proponiamo l'efficientamento energetico. Queste questioni, lo dicevo bene, non mi ricordo chi prima, sono questioni non soltanto ambientali ma occupazionali. Dobbiamo iniziare a pensare che tutela dell'ambiente significa tutela del lavoro, significa investimenti stranieri. Ce l'hanno menata in questi anni, non vengono più ad investire, ti credo. Guardate i territori come sono combinati. Investendo 10 miliardi nei prossimi 5 anni in bonifiche, salviamo delle vite, riduciamo anche il costo del sistema sanitario nazionale, perché è evidente, più le persone si ammalano e più la sanità costa, no? È evidente questo. Creiamo occupazione. Riusciamo a togliere il business alle mafie che qua dettano ancora legge, e non soltanto in Campania, non soltanto in Campania, e riusciamo appunto ad attrarre investimenti. Voi vi domanderete: ma perché dobbiamo dare retta a questi giovani, questi inesperti, come diceva prima Salvatore, gli inesperti, in questi 5 anni ci hanno descritti in ogni modo, inesperti, stupratori della democrazia, sfascisti, fascisti, comunisti, bolscevichi, come? No, l'altro giorno il frodatore del fisco ha detto: ah, i grillini non hanno rubato, però impareranno, perché il tuo sei te. Però, scusate, io non so qua venuto a parlare di Renzi, io lo sto dicendo dovunque, io non so se mi dicono: ah, però forse in campagna elettorale non funziona. A me non me ne frega niente di parlare di Renzi e Berlusconi, non me ne frega niente. Se gli italiani, dopo 20 anni di Berlusconi e 3 anni di questo bugiardo mentitore seriale, credono ancora a questi soggetti, il problema non sono questi soggetti, sono gli italiani, punto. Quindi sveglia e usciamo da questo incantesimo che si può spezzare smettendo di dare retta al sistema informativo. Prima ho fatto una diretta su Sky TG24, che io la chiamo Sky TG24, e gli ho detto: io non c'ho quei giornalisti, è bravissimo, come rispetto appunto giornalisti che ci sono qui, bravi ragazzi che magari guadagnano 2 lire per il Mattino di Napoli. Ma lo capite che il Mattino appartiene a Caltagirone come il Messaggero di Roma, e ci fanno la guerra, e fanno la guerra alla Raggi perché a Caltagirone non gli abbiamo fatto fare le Olimpiadi, è chiaro, no? E chi era il direttore del Mattino? Mario Orfeo, ex direttore del TG1, oggi direttore generale della RAI. E i telegiornali non si possono guardare. La televisione va spenta, va accesa solo quando ci andiamo noi. Basta.
perché è incredibile quel Mediaset, non vi dico, prendono e registrano i messaggi di Berlusconi, perché lui ormai sono registrato, quando va in diretta si sbaglia con le cifre, spiascica, si inciampa con i fogli, è un disastro, per cui registrano e ogni giorno 5 minuti di telegiornale, questo che dice che i grillini sono più pericolosi, non lo so, di chiunque, certo, si chiama terrore, sono terrorizzati, perché queste proposte ambientali chiaramente toglierebbero linfa vitale alle organizzazioni criminali che in molti territori vanno di pari passo con la partitocrazia e con i partiti politici, e lo sanno perfettamente che gli facciamo una legge anticorruzione che gli svuota il partito a Berlusconi, e dall'altra parte sono uguali. Io credevo un tempo che la sinistra fosse, io votavo il Partito Democratico una volta, poi sono entrato in Parlamento e l'ho vista l'ipocrisia della sinistra, oscena, hanno fatto delle leggi più porcate della destra, però lo fanno tirando sul pugno chiuso e chiamandosi compagni tra di loro. Oh, sveglia! L'efficientamento energetico ce l'abbiamo per gli edifici, abbiamo nel programma una mappatura degli edifici, è piena l'Italia di edifici abbandonati, è piena di edifici, che c'è? Come? Fate piano per favore, fate piano, sto parlando io, scusate. No, adesso si può... Vabbè, signora, si può abbassare, puoi venire qua perché non vedono dietro, tu con gli occhiali. Fammi sta cortesia. A posto. Posto, abbiamo risolto, per così poco. C'ha a che fa con la Gruberi, è molto sicuro. Allora, a posto? Ok. Abbiamo proposte sull'efficientamento energetico e anche queste producono posti di lavoro. Se tu investi 1 miliardo di euro in efficientamento energetico, quanti posti di lavoro crei? 17.000. Le grandi opere non producono posti di lavoro, producono corruzione, sappiamo, e magari qualche favore ai finanziatori della politica, per questo insistono sulle grandi opere. Il Movimento 5 Stelle ha un piano energetico nazionale, l'abbiamo sviluppato per uscire dalle fonti fossili a quello del 2050, si può fare, noi abbiamo la libertà di farlo perché nessun lobbista del petrolio ci ha finanziato la campagna elettorale, questo è il concetto, noi non veniamo da Marte. Ve lo dico, ad oggi non è successo, ma domani io non posso escludere che un eletto del Movimento 5 Stelle non possa fare un'azione, diciamo, illecita. E non è che sto mettendo le mani avanti, ma il concetto del movimento nasce, insomma, l'idea del movimento nasce con 3-4 regole che riducono la possibilità appunto di commettere illeciti, e la principale, io lo dico sempre, la cosa più importante da far capire a tutti i cittadini è il nostro sistema di finanziamento. Noi questa sala come l'abbiamo realizzato? Con microdonazioni, avete pagato voi? Avete pagato? Chi ha pagato qua? Mini raccolte, che significa che riusciamo a fare campagne, tra qua ci stanno 600 persone, tramite questi canali social riusciamo ad arrivare a migliaia di persone a costo zero e riusciamo a portare avanti una campagna elettorale e fare politica attraverso microdonazioni, che significa che non c'è nessun lobbista del petrolio, nessun pezzo grosso del gioco d'azzardo, nessun proprietario di una discarica magari in queste zone, nessun criminale pure, camorrista, certo, che ti finanzia la campagna elettorale e poi ti chiede in cambio qualcosa. E questa è la nostra libertà. Per quello io vi posso dire che vi potete fidare del movimento e potete darci l'occasione di governare. Poi, qualora dovessimo fallire, non ci votate più, ma non è che noi possiamo essere responsabili di disastri che sono stati fatti in precedenza. Noi siamo nati proprio per dare a noi stessi un'opportunità, altrimenti ce ne saremmo andati via dall'Italia. Questo è il concetto, il movimento è nato per questo. E io non vi sto dicendo votate il movimento, non me ne frega niente, vi sto dicendo fatene parte, come ne state facendo parte stasera, perché avete ascoltato delle proposte di colleghi, proposte che in TV non si può dire, perché provi a tirare fuori in televisione, in diretta, una proposta sull'efficientamente, parliamo di spelacchio, ma vaffanculo, cioè, ma ti rendiamo conto? È così, in questi giorni si sta consumando lo scandalo che avrebbe spinto Renzi al ritiro immediato dalla campagna elettorale e la vergogna assoluta di De Benedetti, patron del gruppo Espresso La Repubblica, non so chi altro c'ha, La Stampa pure. Cioè, questo come Presidente del Consiglio fa un decreto sulle banche popolari che avrebbe aumentato il valore di certe banche popolari coinvolte da questo decreto e gli dà la soffiata a De Benedetti, il quale prende, tira fuori 5 milioni di euro perché ce l'ha i quattrini, li investe, si compra dei titoli e ci guadagna 600 mila euro. Oh, la Repubblica emana a questi soggetti, ma di questo non si parla in televisione. Quando io provo a parlare di De Benedetti in televisione mi dicono non si può nominare. Voldemort io l'ho chiamato De Benedetti. E si parla tutto giorno negli ultimi, non lo so, settimane di un albero di Natale, santa pazienza. Ogni giorno, ogni scusa è buona per tirare le tame addosso al movimento, alla Raggi.
Non date retta, non ci stanno le cavallette, le locuste, l'invasione, non lo so, le piaghe d'Egitto a Roma. È una città con un mucchio di problemi, sì, con 13 miliardi di euro di debiti lasciati dalle precedenti amministrazioni, quelli di Mafia Capitale. E ci vogliono degli anni per risolverli, sì, ma ci stiamo rimboccando le maniche, si stanno facendo un sacco di cose, degli appalti puliti. Hanno sbloccato 750 alloggi per l'edilizia popolare. Si stanno rifacendo delle strade. Poi Roma ha 8.000, se non sbaglio, sì, 8.000 chilometri di strade. Ci vuole del tempo, però la narrazione è sconvolgente. Ci hanno in mano i mezzi di comunicazione, ma non tutti, perché in diretta ci andiamo pure noi. E fateci caso, fate caso al trattamento che ci viene riservato quando andiamo in intervista, non o quando ci vanno gli altri. Fateci caso, adesso sta un po' cambiando perché Renzi è in caduta libera, che io non lo voglio nominare per fargli pubblicità, e quindi iniziano, capito, ad abbandonare la nave che affonda certi miserabili che gli hanno leccato il culo negli ultimi 3 anni, ed oggi iniziano a criticarlo perché vedono che conta come il due de Coppa Brisca. Ora, il movimento questo vi sta dicendo, io non vi sto dicendo di votarci, vi sto dicendo che sono veramente fiero di quello che abbiamo fatto e siamo l'unica speranza per questo paese proprio in virtù del nostro sistema di finanziamento, vi dicevo in precedenza, è tutta lì. Voi prima di votare dovreste fare, penso che questo sia un dovere del cittadino, prima di votare deve informarsi su chi sono i finanziatori delle campagne elettorali dei politici che si presentano alle elezioni. Perché se tra i finanziatori ci stanno, appunto, come dicevo in precedenza, proprietari di discariche, i patron dell'Ilva, qualche corrotto, qualche corruttore, qualche lobbista del gioco d'azzardo, capirete già che politica faranno. Eppure se eleggeranno i partiti politici brave persone, perché poi ora mettono fogli di fico a destra e a sinistra, prendono delle persone pulite, le piazzano, così è, però il Partito Democratico si è ripulito. Chi comanda sono i finanziatori di questi partiti politici, i quali, non potendo più presentare fermi certi soggetti, perché se no non li voterebbe nessuno, devono prenderci in giro mettendo certe figurine, tutti concentri sulle figurine, perdendo di vista il finanziatore, che è colui che poi determina le campagne, determina le scelte politiche dei soggetti una volta arrivati al potere. Così funziona. Qualche giorno fa c'è stato un blitz enorme di alcuni della procura di Catanzaro, hanno arrestato 170 persone legate all'andrangheta, tra cui vari sindaci che chiaramente i telegiornali PD1, PD2, PD3 non hanno detto che alcuni erano sindaci del PD. Immaginate se fossero stati sindaci del Movimento 5 Stelle, cioè, immaginate! Direi, ma è una roba incredibile, c'è la televisione, pure se ce l'avevi spenta, si accendeva da sola e parlava del Movimento 5 Stelle. È così. Cosa però ci dicono enorme, di una gravità enorme, certi i magistrati? Che le cosche si sono trasformate, noi tra l'altro lo diciamo da molti anni, un tempo il politico andava dal camorrista, dal mafioso, dall'andranghetista, gli chiedeva un favore, costoro gli davano questo favore o tramite finanziamento, pacchetti di voti, controllo del territorio, e poi avevano poi altri favori una volta che il politico appunto veniva eletto, tramite approvazioni di alcune leggi, appalti regalati oppure non approvazione di altre leggi. Oggi si sono trasformate le cosche, piazzano direttamente i loro uomini dentro le istituzioni, ci sono amministrazioni direttamente governate dalla camorra, dall'andrangheta, dalla mafia, direttamente. Per quello non vogliono una vera legge anticorruzione, no? Perché oggi la corruzione è un'arma enorme in mano alle cosche. E chi parla di corruzione in questa campagna elettorale? Solo il Movimento 5 Stelle, fateci caso, di conflitto di interessi, di corruzione, mica ne parlano il PD e Forza Italia. O quelli propongono l'abolizione del canone dopo che ci hanno messo in bolletta, quegli altri propongono l'abolizione del Gefornero dopo che l'hanno votata, prese per il culo totali, che chiaramente vengono rilanciate dal sistema informativo che ogni giorno lancia queste promesse veramente false da parte di questi politici. O qualcuno ci crede, o qualcuno preso proprio dai conati di vomito rispetto a queste indecenze dice: io la smetto di votare, tanto sono tutti uguali. Altro atteggiamento estremamente favorevole al sistema, perché chi inizia a pensare io mi astengo così do un colpo al sistema, in realtà vota a favore del sistema, perché i partiti politici alcuni pacchetti di voti ce li hanno a disposizione, e si è visto anche con i vari scandali che ci sono legati a tesseramenti falsi anche qui in Campania, il voto di scambio che è un cancro in Campania come un cancro in Sicilia, un cancro in Emilia Romagna, nella mia città. Perché non è un problema soltanto campano il voto di scambio, è un problema italiano. Cambiano le tariffe magari tra Roma, Napoli, Palermo, Torino e non lo so, e altre città, ma è un problema enorme il voto di scambio, il controllo del territorio, il politico. Sapete com'è? Qua chi ci avete? Gigina Purpetta, Luigi Cesare.
pezzo, altri soggetti, li conosco, tutti quanti li conosciamo, li abbiamo visti in Parlamento, vediamo come si comportano. Ricicciano fuori durante le elezioni, ripromettono, ricontrollano, riescono a assicurare al partito certi pacchetti di voti perché magari c'hanno qualcuno che gli hanno dato lavori in questi anni, lavori sottopagati, e ci sono persone così disperate che hanno così paura di perdere quel lavoro sottopagato che però non gli votano contro. Questo dobbiamo scardinarlo e lo possiamo fare insieme. Qua siamo 600 persone qua dentro, siamo un esercito, ognuno può comunicare, possiamo bypassare il sistema informativo tradizionale. Carica, io vi sto dicendo carica, non per, ripeto, per il voto in sé, ma per una sollevazione pacifica, popolare, che è tempo che vi sia, perché non c'è più tempo della terra dei fuochi qua nel parco del Vesuvio, non c'è più tempo per la salute dei cittadini. Non si parla di questa roba, non si parla in televisione, terra dei fuochi, non, a un certo punto, due mesi, si parla un po' della questione, poi inizia a parlare dei responsabili, ripeto. È molto difficile bypassarlo quel sistema informativo, ma si può fare, noi l'abbiamo fatto. Il referendum l'abbiamo stravinto inventandoci delle campagne elettorali alternative, la stessa cosa faremo presto, appunto, nell'ultimo mese. Io partirò, girerò tutta l'Italia in camper dal 1 febbraio, ogni giorno, dirette su dirette, sale strapiene, andremo in tutte le piazze d'Italia. È possibile, però ognuno deve assumersi la propria responsabilità, ognuno deve pensarsi come piccolo strumento di comunicazione e di informazione, ognuno può essere una piccola televisione. Ripeto, noi ci andiamo pure in televisione, io ci vado pure in diretta, sempre in diretta come prima a Sky, e ringrazio il giornalista, però dobbiamo fare qualcosa in più, perché il livello di menzogne che stanno raggiungendo i telegiornali della televisione pubblica e della TV privata è incredibile, è direttamente proporzionale al terrore di questi politici che hanno un'unica paura: perdere i privilegi, perdere i poltroni, perdere quello che loro reputano un posto di lavoro pagato 13.000 euro al mese. È tutta lì la questione. Loro lo sanno che gli facciamo un decreto sui vitalizi, sulle auto blu, sugli stipendi, glielo facciamo in 448, eliminiamo tanti tanti privilegi, otteniamo delle risorse per finanziare la piccola e media impresa. Non vi stiamo dicendo quello che vorremmo fare, ma quello che abbiamo già fatto in assenza di legge sui nostri soldi. L'abbiamo fatto tutti quanti. C'è uno del 5 6 che si becca un vitalizio? No. C'è qualche soggetto del movimento utilizza l'auto blu, che è successo questi giorni, no? Una consigliera, l'ho letta, immediatamente la facciamo fuori e chiediamo subito le dimissioni. Questa è l'enorme serietà del nostro comportamento. Che aggiungere? Dipende solo da noi, dipende soltanto da noi. Ripeto, loro credibilità zero, poi sì, la buttano sul congiuntivo sbagliato, su l'inesperienza, come diceva Salvi. Ma qualcuno di noi ha mai votato una legge incostituzionale? Una! Diteci una legge che abbiamo sbagliato a votare, ditemelo, ditemi un errore che abbiamo fatto in Parlamento, ditemi dove, quando abbiamo messo le mani nelle tasche, ditemi un esempio. Ripeto, una persona nostra che non si taglia lo stipendio. Guardate che quei quattrini che noi abbiamo restituito ci servono pure a noi. A me mi farebbero assolutamente comodo i soldi che ho restituito. Tutti quanti, ma non è questo già sintomo di credibilità? E aver rifiutato 42 milioni di euro di rimborsi elettorali e continuare a fare politica come la stiamo facendo oggi, ogni giorno, guardate, io sto qui perché ora presentiamo il programma ambiente, si sta per votare, ma l'ha ricordato prima Salvatore, io sono sempre venuto in questi territori, non mica il mio territorio, mica io devo chiedere voti, qua io sono di Roma e ci sono sempre venuto anche quando non si trattava di campagna elettorale, perché per me non cambia nulla tra campagna elettorale e non campagna elettorale, sono i politicanti che spariscono, si fanno i loro porci comodi e poi riescono fuori le ultime 3 settimane promettendo quel che non hanno realizzato una volta che sono stati eletti in precedenza. Noi ci siamo sempre stati sui territori perché per noi l'unico modo per cambiare questo paese non è soltanto vincere le elezioni, andare al governo è fondamentale, ma è un mezzo per ottenere un altro fine, che è il cambio radicale della nostra società. Il fine del Movimento 5 Stelle è cambiare questo paese, si può fare in tanti modi, certamente si deve fare stravincendo queste elezioni e le possiamo stravincere andando al governo, ma si fa attraverso la partecipazione dei cittadini, l'intelligenza collettiva, il non abbassare la testa, perché guardate che se abbiamo certe storture in questo paese è perché pure noi ci abbiamo le nostre responsabilità, ci siamo fatti prendere in giro certi soggetti o abbiamo fatto così i remissivi, abbiamo abbassato la testa, passano gli onorevoli, magari li parliamo dietro ma non ci abbiamo il coraggio di andare a dire: oh, io ti pago lo stipendio e devi rispettare il programma che mi hai presentato. Dipende soltanto da noi, dobbiamo trasformarci in un popolo sovrano. Si può fare in queste elezioni, si può fare ogni giorno.
a cominciare dall'informazione. Ripeto, è tutta lì, è una questione legata all'informazione, perché in un paese normalmente informato il Movimento 5 Stelle già sarebbe oltre il 50% e magari avremmo stravinto le elezioni siciliane. Solo che c'è questo deficit di informazione. E poi dipende dai finanziamenti. Il Movimento, noi chiediamo, sì, chiediamo i soldi, certo, certo, micro donazioni, lo capite che se ognuno di noi, cioè, poi ognuno fa quel che vuole, qua se ognuno di voi ci desse un euro a testa, 50 centesimi a testa, noi riusciamo a finanziare la nostra campagna elettorale, non dobbiamo dire signor sì al grande finanziatore che ce l'ha dati 30.000 di euro, ma avremo un unico lobbista, il popolo italiano, i cittadini di Ercolano questa sera. Io faccio sempre un esempio per farvi capire com'è la politica in questo paese. Riva, quello che era il patron dell'Ilva, nel 2006 finanziò contemporaneamente, nella stessa elezione, Berlusconi e Bersani. Contemporaneamente li finanziò. A Berlusconi gli diede 240.000 euro a Forza Italia e 98.000 euro a Bersani. Finanziamenti leciti, non illegali. L'idea qual era? Io do quattrini a tutti, così vince uno, vince l'altro, non mi interessa, ma mi restituirà il favore. Un po' come Don Vito Corleone, che faceva i favori e quando quelli li ricevevano dicevano: che cosa vuoi in cambio? Basta che non te lo scordi, basta che non te lo scordi. Questo è il sistema. Così, fermi, fermi, così io finanzio tutti. L'ha fatto pure l'imprenditore Romeo, è napoletano, che è campano Romeo, mi sbaglio, che finanziava a destra e a sinistra tutti quanti e poi si beccava gli appalti da destra, da sinistra e magari qualche appalto gonfiato. Tanto paghiamo noi il rigonfiamento dell'appalto, con le nostre tasse, con i nostri sforzi. Vedete com'è il sistema? E si può scardinare attraverso le micro donazioni, attraverso un sistema assolutamente eccezionale, che è quello dell'autofinanziamento del Movimento 5 Stelle. E l'abbiamo fatte tutte iniziative politiche grazie a questo sistema in questi anni. Ci avete visto dovunque, in tutte le piazze d'Italia, facendo dei tour su tour. A me non mi è mai mancato nulla in questi 5 anni. Ho fatto viaggi all'estero, se devo andare in un ristorante ci sono andato, ho girato l'Italia, sono andato negli alberghi, mica robe lussuose, ma neanche pettole. Sono andato dovunque e nonostante non mi sia fatto mancare nulla per la mia attività politica, ho restituito oltre 220.000 euro di stipendi che mi spettavano. E Roberto Fico ha rinunciato all'auto blu che gli spettava di diritto. E non so quante spese di rappresentanza aveva a disposizione, penso che abbia speso 40 euro Roberto Fico. Si può, 40, e Beppe dice pure che sono stati troppi 40 euro. Non ci vuole un cervellone per fare questo, ci vuole un movimento dove i cittadini, gli attivisti ti controllano, perché questo è importante, no? Ci vogliono delle regole, anche dure, sì. Oggi veniamo criticati per le regole, vogliono applicare una multa a quelli che magari lasciano il movimento. Certo, questa parte della Costituzione la vogliamo cambiare, sì, l'abbiamo difesa la Costituzione, ma vogliamo inserire il vincolo di mandato, sì. Se vieni eletto con una forza politica qualsiasi e decidi di mollarla, è legittimo, è nel tuo diritto, ti dimetti, non che finisci in un altro partito politico dentro al Parlamento. Punto, vai a casa e ti fai rieleggere la volta successiva e vediamo se qualcuno ti vota. Ma vedete che oggi c'è lo sport del riciclaggio del politico. Oh, la Lorenzin con Cicchitto, con Casini, ma io l'ho visto, ve lo può raccontare Carlo Sibilia. Casini gli ha fatto a Renzi il lavoro sporco in commissione banche come presidente. L'idea sua era: devo proteggere la Boschi dagli attacchi del movimento, e manco ci è riuscito, perché il movimento ha fatto pressione, siamo riusciti a far udire quell'ex amministratore delegato Vizzoni e tutta Italia, chi vuole vedere, perché pochi non vuole vedere, chi è in malafede, tutta Italia ha visto che questi soggetti hanno conflitti di interessi incredibili con il sistema bancario, a cominciare dalla Boschi, padre, fratello e tutti i banchi. Manca papà, come li chiamo io, tutti quanti. Casini gli ha fatto il lavoro sporco, tac, seggio, regalato appunto da Renzi, partito politico, ora non so come si chiama questo, da Lorenzin, che sostiene, che stavano, c'è Lorenzin che l'altro ieri dichiara il centro-sinistra può vincere, ma non fa parte del nuovo centrodestra, quello. Dice, cioè, non, vi do la mia parola d'onore, non gli interessa nulla. Nulla, la loro visione è: la politica è il mio posto di lavoro, lo devo mantenere e mi posso alleare a destra, a sinistra, non me ne frega niente dei programmi. L'obiettivo, chi giocava a Risico, vi ricordate Risico? L'obiettivo, loro obiettivo è distruggere il Movimento 5 Stelle, punto, perché è l'unica forza politica che gli mette paura, ripeto, perché si devono trovare un lavoro, tanti di loro si dovranno trovare un lavoro, Luigi Cesaro si dovrà trovare un lavoro, ma gli daremo il reddito di cittadinanza se non lo dovesse trovare, e non solo a lui. Si dovranno trovare un lavoro, conosceranno il mondo reale, che è quello dove ci sono problemi ambientali, problemi occupazionali, il ricatto occupazionale, o lavori e magari ti ammali o non lavori e muori perché non c'è niente da portare a casa. Cioè, questo vogliamo scardinare.
e ci abbiamo questo ardore e questa passione che gli fa paura a questi oggetti e quindi va demonizzata e ogni giorno bordate su di noi e telegiornali che mentono. Ma nessuno ce l'ha questo ardore. Questa passione non ce l'ha nessuno. E ripeto, io vi sto dicendo, non ci volete votare, non ci votate, me ne frega niente. Però non vi lamentate. Non vi lamentate più. Basta con le lamentele. Venite con noi. Venite con noi. Siamo tantissimi, siamo tanti. E chi è che non, lei non mi vedeva dietro la linea, mi ha detto lei. Ah, scusa, stiamo così vicini. Un ragazzo di 74 anni, tanto le scusi. Un attimo che stiamo parlando privatamente. La politica è emozione. Se hai destato emozioni, possiamo cambiare le... Non lo so, a me c'è. Grazie. Io vi dico una cosa, che qualche mese fa ero scettico, però io mi ricordo, ero pure scettico le prime settimane del referendum. Io mi ricordo, decisi di partire con quel motorino e fa tutta l'Italia, perché sentivo che no, è difficile vincere questo referendum, vedevo che la propaganda renziana era straforte, era incredibile. Poi decisi di partire e poco a poco mi resi conto che era possibile, cioè sentivo che montava qualcosa, che tanti cittadini scendevano in piazza, erano contenti. Le persone che vengono in questi eventi, io lo dico alle persone che sono venute per la prima volta, si rendono conto della diversità. Si rendono conto di quando non c'è l'intermediazione, che può essere pure televisiva, oppure l'inquadratura, oppure la battuta fatta magari e mandata sul sito 30 secondi. Le persone si rendono conto, io sono convinto che le persone sono venute stasera, si sono rese conto della bontà non soltanto delle proposte dei nostri colleghi, ma di quanto ci stiamo credendo e quanto veramente ci abbiamo messo l'anima in questo progetto e continuiamo a mettercela. Per quello facciamo questi eventi. Io ci sto veramente credendo, perché lo vedo anche, da quanto aumentano gli attacchi di questi partiti terrorizzati. Io ci sto credendo tanto. Dico soltanto che come quel referendum costituzionale, che è stata una cavalcata splendida, dipende soltanto da noi, da ognuno di voi. Ognuno ha questo dovere però, di prendere, di chiamare uno scettico, un parente, partendo da quelli che dicono ah, sono tutti uguali, quindi con calma, lo so che non è facile, con calma li invitate a casa, gli offrite una tazza di caffè, gli fate vedere un video, guarda questa legge micillo, questo che ha fatto Salvo qui, guarda Roberto che ha fatto, poco a poco il dubbio, va inserito un dubbio che poi da qui magari al 4 marzo il dubbio lavora, perché è pieno di gente, questo paese c'è un mucchio di gente che del Movimento 5 Stelle ha sua insaputa, è pieno, soltanto che ha ancora un po' di paura, di timore, perché poi si ha paura un po' dell'ignoto, è vero, ma questo, guardate che pure è vero, ci stiamo poco a poco, però stiamo oltre il 30%, guardate che è tutto un sogno, guardate queste sale, è un sogno, ma pensiamo anni fa, lo sforzo che abbiamo fatto, banchetti, le firme, io mi ricordo quando andavamo a dire in giro, salve, siamo attivisti del Movimento 5 Stelle, chi? C'era la fase del chi, e spiegare il Movimento 5 Stelle, oggi questa roba l'abbiamo fatta, superata. Guardate che è stato un lavoro immenso in questi anni e ce la possiamo fare. Dice bene la signora, ci sono alcune persone che sono anestetizzate, sì, quella è pure la politica del sistema, i bonus e le mancette, guardate che sono robe violentissime, ci fottono i diritti, il diritto alla sanità, a respirare aria pura, a mangiare sano, a studiare, il diritto al lavoro, però ti danno il bonus, è questa la politica oscena, appena vedono che il cittadino sta lì per incazzarsi, per organizzarsi, per riprendersi i propri diritti che sono stati privati, arriva qualcuno il governo di turno con il bonus, tieni questa mancetta, non c'è lavoro ma ti do la mancetta, tu insegnante stai vivendo una vita oscena, abbiamo distrutto la vita con certe leggi, ma amen, beccati il bonus insegnanti, tu studente scapperai, andrai a fare il lavapiatti a Londra, a me ne frega niente, però adesso beccati il bonus studente, spendi questi 500 euro, te li regala il governo, il sistema, tu sei contento, ti riaddormenti un po' di più, tu ti stai ammalando per la merda che ti respiri, tranquillo, abbiamo la giornata di cura gratuita, di esami gratuiti all'anno su una determinata malattia, è sventurato un paese che si accontenta dei bonus delle mancette quando ogni giorno però lentamente e sotto acqua senza farcene accorgere appunto viene privato dei diritti. Il movimento nasce per fare l'opposto, per riprenderci i diritti e rigettare a mare la politica delle mancette e dell'anestesia del bonus. Dipende soltanto da noi. Viva l'Italia, viva Ercolano e carica! Grazie.